Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video. Oggi vi parlo della partita Spal-Fiorentina, finita 1-1, è una partita bruttina da vedere. Solo ragazzi bisogna ringraziare, un ragazzo e basta, cioè un santo probabilmente, bisogna fargli una statua in questo momento, ovvero Federico Chiesa. Un giocatore che io seguo il calcio da, anche se sono giovane, comunque relativamente giovane, seguo il calcio da qualche anno, ecco. Diciamo che dagli anni 2004-2005, che ancora diciamo i giocatori pensavano un pochino più alla maglia e un pochino meno ai soldi, io ho rivisto un giocatore attaccato alla maglia, perché chiunque la può pensare in qualunque modo, secondo me Federico Chiesa è comunque attaccato alla maglia, la adora, la ama la maglia della Fiorentina, se la vuole tenere attaccata, speriamo per sempre, insomma fino alla fine della sua carriera. Infatti ha rinnovato il contratto fino al 2022. È un giocatore da stimare, perché le bandiere nel calcio probabilmente non esistano più, o comunque se ce ne sono veramente pochissime, quindi comunque è un ragazzo da stimare perché magari vuole riportare alla Fiorentina questa, diciamo, questa tradizione che non c'è più da tanti anni, ecco. Partita, diciamo, come ho detto, abbastanza bruttina, diciamo la Spal è riuscita ad attaccare la Fiorentina due o tre volte, e quelle due o tre volte è riuscita ad andare in rete con Paloschi. La Fiorentina ha avuto sempre il piglio del gioco, però comunque non è mai stata brava a realizzare, come tutte le altre partite di questa stagione, perché alla fine levate contro le big, tipo come poteva essere l'Inter, la Roma, oppure la Juventus, per esempio. La Fiorentina ha sempre avuto il piglio del gioco nelle partite, però non è mai stata brava a diciamo, trovare il gol, ecco, insomma, l'ultimo passaggio, il gol, comunque la porta in generale, anche se comunque Piole alla fine del primo all'inizio del secondo tempo ha fatto entrare anche Babacar al posto di Maxi Oliveira, quindi aveva più attaccanti. Però è bastato un tiro di Federico Chiesa, ragazzi. È un giocatore incredibile, io lo adoro. Perché è il futuro della nazionale, è il futuro della Fiorentina e spero che lo sarà per tanti tanti altri anni. Perché comunque, certo, Chiesa ha rinnovato fino al 2022, però ovviamente sulle sue tracce ci sono sia Napoli che Inter che Paris Saint-Germain. Quindi queste tre squadre per ora se la sono presa in saccoccia, ecco, diciamo. Però magari possono ritornare all'assalto, perché comunque è un giovane molto desiderato, un giocatore in generale. Che è il futuro esatto, come ho detto, sia della nazionale che della Fiorentina. È classe 97, quindi ha solo 20 anni, e per avere 20 anni è veramente un fenomeno. Quindi è uno di quei giocatori che, se restasse alla Fiorentina, ovviamente diciamo che a Firenze verrebbe ricordato per sempre, probabilmente, se restasse alla Fiorentina. Ovviamente diciamo che è un giocatore che, alla Fiorentina in questo momento è un talento sprecato. Io personalmente vorrei che rimanesse, perché io vorrei veramente che. Sì, buonanotte Bernardeschi, ciao. Federico Chiesa diventasse una bandiera della Fiorentina. Però, ovviamente, se per esempio andasse al Paris Saint-Germain, secondo me farebbe bene lo stesso. Anche se in questo momento troverebbe la panchina, perché al Paris Saint-Germain c'è in attacco un attacco stellare: Draxler, Mbappé, Cavani, Di Maria. Non me ne viene in mente altri, Neymar, perché me lo sono dimenticato. Quindi per ora troverebbe la panchina, però per esempio andrebbe a guadagnare un sacco di soldi in più, andrebbe a farsi vedere, diciamo, a livello mondiale, cosa che la Fiorentina si fa vedere poco, ecco, diciamo, perché non è una squadra competitiva come il Paris Saint-Germain o come potrebbe essere il Napoli o l'Inter in questo momento. Però io, diciamo, sono un sognatore, ancora sono un sognatore, credo ancora in queste cose, anche se in questo momento non se ne vede più tante, anzi, probabilmente non se ne vedrà più, se si starà molto dietro ai soldi, diciamo, e meno, diciamo, all'attaccamento per la maglia. Però vabbè, sono gusti, ecco. Niente, ragazzi, questo era quello che avevo da dirvi oggi sulla partita e su Federico Chiesa. Mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, un non mi piace se non vi è piaciuto, e niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!